con grande sacrificio e senza finalità di lucro. In ogni caso, il giorno dopo l'approvazione della delibera, nel paese comincia a montare una spontanea protesta che non riguarda la finalità del progetto, che pure ha evidenti problemi di gestione, così come l'ha immaginato il nostro sindaco. Ma in discussione viene messo soprattutto il luogo dove il complesso sarebbe dovuto nascere, e cioè il Parco Naturale della Croce Cazzanti. Da subito, appena avvertito la consistenza della protesta, il mio gruppo si è attivato promuovendo un'assemblea pubblica sul tema, onde verificare le ragioni poste alla base della protesta. La natura degli interventi di quell'assemblea, tutti volti a scongiurare il sacrificio del Parco Naturale della Croce Cazzanti, non ci lasciava alcun margine di manovra, ma ci obbligava a impegnarci e a trovare una soluzione che rendesse superabile e quindi risolvibile il problema dell'ubicazione della casa di riposo. Soluzione che pensavamo di aver trovato quando, dopo un certosino lavoro di ricerca condotto dal consigliere Pinuccio Migali, abbiamo scoperto che sul Parco Croce Cazzanti esisteva un piano di completamento, perché la prima parte è stata già fatta, quindi esisteva questo piano di completamento da 500.000 euro già inserito in un pacchetto integrato di interventi per le politiche di rigenerazione urbana nell'area vasta sud Salento, che ci avrebbe consentito di restituire il medesimo parco in tutta la sua naturale bellezza. Questa circostanza, di non scarsa importanza anche sotto il profilo del valore del piano, abbiamo pensato ci avrebbe aiutati a convincere tutte le resistenze del sindaco, convinta come era che il contributo dovuto al suo progetto di 2 milioni e mezzo di euro sarebbe stato sufficiente anche per l'intero parco. Quindi, rassicurandola che il recupero del parco sarebbe potuto avvenire attraverso il piano già esistente, a suo tempo presentato dalle precedenti amministrazioni, è tenuto altresì conto A. della determinata opposizione di molti nostri cittadini alla realizzazione dell'opera nel luogo in questione, B. della possibilità di vedere realizzate entrambe le opere anche nel rispetto della tutela ambientale del territorio, C. della certezza di inserire l'opera nelle aree già previste peraltro dai servizi sociali nel piano urbanistico generale, nella speranza di giungere ad una decisione condivisa unanimemente per la validità di questi motivi, suggeriamo al sindaco lo spostamento dell'opera negli spazi previsti dal piano urbanistico generale. La risposta? Un no secco su tutta la linea, respingendo ogni mediazione sul progetto così come lei lo aveva immaginato, malgrado tutte le controindicazioni che quel progetto comportava e che riguardavano in primis il deturpamento del luogo destinato ad accoglierlo in una zona così impervia da richiedere lavori oltretutto gravosi. E in questo preciso momento, dopo aver constatato l'arrogante indisponibilità del sindaco a venire incontro ai suggerimenti di chi pure rappresenta più della metà dei cittadini, che maturiamo il convincimento di verificare tutta la tematica legata al progetto in sede regionale. Abbiamo chiesto allora un incontro all'assessora all'urbanistica dottoressa Angela Barbanente, alla quale abbiamo confermato il nostro più convinto sostegno al progetto della casa di riposo per gli anziani, di cui non condividevamo solo il luogo di ubicazione, e cioè il Parco della Croce Cazzanti. Abbiamo quindi chiesto di mantenere vincolata quell'area dai connotati naturalmente paesaggistici, così come previsto nel piano urbanistico generale, e che lei stessa non ha esitato a definire come un balcone sul Salento, e di negare quindi tutte le autorizzazioni legate a quella variante. Tutto questo abbiamo ritenuto fare per migliorare il progetto dell'opera in questione, considerati tutti i suggerimenti da più parti ricevuti. Ora, cari concittadini, alla luce di tutto ciò e di quanto vi è stato chiaramente illustrato prima di me dal consigliere Migali, e per le ragioni che stanno per esporvi gli altri miei colleghi, sinceramente
Veramente sarà difficile comprendere l'improvvido professore che ha suggerito alla nostra sindaco il famoso aforisma del Duca de Levis, che giudica la critica come un'imposta che l'invidia percepisce sul merito. Caro professore, l'amore di verità e l'amore a cuore e l'avere a cuore il bene di questo nostro paese non può essere demagogicamente fatta passare per invidia per le cose fatte dal nostro sindaco. Peraltro tutto è ancora da vedere e non si preoccupi per la critica, perché come dice l'anonimo, se non è vera, ignorala. Se è ingiusta, evita di irritarti. Se è ignorante, sorridi. Se è giustificata, impara da essa. Infine, nella speranza di non aver influito negativamente sul vostro appetito, vi ringrazio per la cortesia riservata, ci augurando a tutti una buona domenica. Grazie. Passo la parola a Mimino Cuccoli. Buongiorno a tutti. Questa amministrazione comunale, in un periodo come questo, economicamente difficile per tutti, in modo scellerato ha spremuto la cittadinanza con tutte le tasse esistenti, che ha aumentato fino al massimo consentito, e meno male che la legge ha dato un limite massimo. Ma loro a questo sacrificio non hanno voluto partecipare minimamente, anche se più volte gliel'abbiamo chiesto in consiglio comunale. Non hanno mai voluto rinunciare neanche a un solo euro delle loro indennità. Ma tutti questi soldi di tasse pagate dove sono andati a finire? Hanno realizzato qualche opera importante? No, nulla. Questi soldi si sono volatilizzati in mille frivolezze, come ad esempio spese legali, che partono sempre da incarichi di 500 euro, per poi trasformarsi strada facendo in parcelle di migliaia di euro. Spese per i telefonini, 900 euro ogni bimestre, solo per i telefonini, che solo dopo un nostro intervento si sono ridotte a meno di un quarto. Estati nevianesi, straordinari apparenti e quant'altro. Quando si poteva risparmiare qualcosa, come nel caso della progettazione del recapito finale di Fogna Bianca, la vasca accanto al cimitero per capirci, un progetto di circa 100.000 euro solo di progettazione, l'amministrazione ha pensato bene di non accettare ribassi d'asta. Perché? Perché si è voluto spenderli per forza tutti quei soldi, precludendo la possibilità di qualche risparmio? Perché? A noi hanno detto che non si poteva risparmiare sulla qualità dell'opera, anche se stiamo parlando di soli soldi per la progettazione. In realtà invece io non sono un tecnico, ma molti cittadini si sono accorti con stupore che una parete di contenimento di quella vasca, che non è stata ancora consegnata al comune, mostra un andamento non propriamente allineato, per cui forse è stato necessario realizzare una colonna di mantenimento che il progetto originale non prevedeva. E sapete perché quella montagna di terra di risulta accanto al cimitero è ancora là? Perché la ditta Tundo, esecutrice dei lavori, si è impegnata per contratto e per il quale è stata pagata a portarla via, a condizione che il sindaco individuasse un sito nel raggio di 2 chilometri dove conferirla. Ma il sindaco non sapeva all'atto di firmare il contratto che siti di conferimento nel raggio di 2 chilometri non ce ne sono? Allora perché ha voluto questa condizione? Perché? Questa amministrazione persevera nella vecchia politica di sperpero di denaro pubblico, non finalizzata a risolvere i problemi della cittadinanza o ad elargire servizi, ma per il solo obiettivo di spendere. Hanno speso circa 160.000 euro per asfaltare strade rurali. Indovinate quale strade hanno asfaltato? Sono riusciti a riasfaltare strade con un manto ancora in buone condizioni, tralasciando altre strade che versano in condizioni disastrate. Eppure alcuni cittadini avevano segnalato strade rurali prive di asfalto. Sindaco, se non c'è la possibilità o l'intenzione di asfaltarle, diglielo chiaramente a questi cittadini invece di farli andare a perdere tempo con inutili raccolte di firme. Hanno speso soldi per comprare una spazzatrice. Benissimo, era un progetto che voleva anche la passata amministrazione.
Ma vi sembra funzionale mandarla in giro a zigzagare tra le auto, sprecando tempo e soldi? Perché non si pianifica un calendario con le strade da lasciare libere dalle auto, così come si fa in tutti gli altri paesi normali? A Neviano molti cittadini sono costretti a pagare un IMU superiore per quei suoli che ricadono nei comparti di espansione del paese, comparti per i quali la passata amministrazione aveva già iniziato a dare mandato per la realizzazione dei cosiddetti piani particolareggiati e che questa amministrazione ha pensato bene di revocare subito. Ora non sappiamo quando e semmai questi piani verranno realizzati, intanto però tutti questi nevianesi sono costretti a pagare una tassa per un valore catastale di suolo che è solo ipotetico, in quanto effettivamente ancora non c'è nessuna possibilità di realizzazione. Per legge questi terreni devono essere valutati così come oggi il piano regolatore prevede, però ci sarebbe la possibilità di abbassarne il valore catastale di questi suoli e di conseguenza ne scaturirebbe un calcolo IMU più conveniente per i proprietari. Sindaco, hai fatto niente per questo problema o ci stai ancora pensando? Eppure, quando si trattava di vendere dei piccoli ritagli di terreno della zona PIP, la zona artigianale, parlo di piccoli ritagli destinati al verde pubblico, sei stata bravissima ad abbassarne il valore e rivenderli a meno del prezzo di esproprio con il quale il comune li aveva acquisiti. Sicuramente i cittadini che li hanno acquistati, dicono che ci sia pure una tua cugina, hanno fatto un ottimo affare. Il modo di amministrare di questa sindaco, con tutti questi privilegi, questi sprechi, queste contraddizioni e superficialità, hanno portato Neviano indietro di molti anni, quando le opere pubbliche si iniziavano e non era dato modo di sapere quando sarebbero state mai finite. Forse mai nessuna amministrazione comunale è stata così spudorata a creare un divario così grande tra gli interessi del palazzo e le esigenze dei cittadini. Da una parte i cittadini, costretti per necessità o per abitudine a sottomettersi ed elemosinare uno pseudo lavoro che sa di accontentino come fumano gli occhi, o giovani costretti a protestare vivamente per ottenere un loro diritto, come quando in occasione della nomina degli scrutatori il sindaco voleva imporli tutti lei, scelti solo tra amici e parenti, alla faccia di tutti gli altri aventi diritto, ed è stato necessario l'intervento del prefetto per spiegare al sindaco il significato di democrazia. Dall'altra parte ci sono le stanze del potere, dove si sa bene come ricercare qualche opportunità e con quale metro puoi spartirsela. Quasi tutti gli amministratori di maggioranza in questi 4 anni hanno ricevuto per loro o per i loro familiari benefici di carattere economico o occupazionale, direttamente dal comune o dalle aziende o enti che hanno ruotato attorno al comune. Alla faccia dell'amministrare nell'interesse del popolo. Cari cittadini, bisogna imparare a valutarli questi fatti, essere più attenti alle decisioni dei nostri politici, perché solo così possiamo distinguere ed eliminare le mele marce della politica. Quando spesso mi si dice «tanto sono tutti uguali», capisco la delusione di chi lo dice, maturata in tanti anni di malgoverno, ma mi fa rabbia l'incapacità diffusa di riuscire a fare distinzione tra chi si propone a voi con spirito di mettersi al servizio e chi invece della politica se ne serve.